Carissimi fratelli, siamo nella 14ª domenica del tempo ordinario. Una parola spettacolare. Il Vangelo di Marco ci presenta quando lui torna nella sua terra, a Nazaret. E Nazaret allora si pensa che non aveva più di 150 abitanti, quindi tutti si conoscevano. Ecco perché nell'aramaico, non essendo la distinzione tra cugino, nipote, fratello, erano tutti, si chiamavano fratelli, ecco perché sono lì i fratelli e le sorelle di Gesù. Però non è questo il punto. Il punto è che lui non ha potuto fare essere riconosciuto lì come il Messia. Nonostante che loro hanno visto, sapevano che ha fatto tanti prodigi, ma non c'è la fede. Perché? Perché i loro occhi non superavano quello sensoriale, no? Quello che loro conoscevano. Per se questo non è il figlio di Maria, i suoi parenti, non sono questi tra noi. Anzi, non viene nominato Giuseppe, sicuramente Giuseppe già era volato al cielo. Quindi questo è il falegname. Però com'è possibile? Non può essere che di questo paesino possa uscire una cosa importante, no? È come se fosse lo scandalo dell'incarnazione, ma non è possibile che il figlio di Dio si faccia uomo per salvarci, se noi siamo un disastro, siamo poveracci, siamo peccatori, allontanate da me, Signore, perché sono un peccatore. C'è questa idea, no? Anche oggi con un clericalismo terribile, Padre, venga, Eccellenza, venga, venga, cioè, quando sta davanti al prete, alcune persone si mettono la divisa dei buoni e non escono parolacce, non c'è niente. E quando il prete non c'è, è tutta un'altra cosa, no? Beh, qua stiamo nella stessa situazione. Non è possibile che il figlio di uomo possa prendere una donzella così bella, ma giovane, sperduta, doveva essere forse di una famiglia più importante, più ricca. E no, il Signore ha voluto farlo così e così deve essere. Il Signore ha pensato in te, ti ha scelto a te, e chi sei tu per andare a dire al Signore secondo me potresti scegliere un altro? Lo stesso dicevano i profeti, no? Io sono giovane, sono povero, sono balbuzente, Mosè. Però il profeta Ezechiele ci ricorda una cosa impressionante che le disse il Signore. Tu, dice il Signore Dio, ascoltino o non ascoltino, tu direi lo stesso. Cioè, abbi coraggio, me lo dico anche per me, abbi coraggio per annunciare la verità, annunciare a Gesù Cristo, annunciare la vittoria di Dio sulla morte, sul peccato. Questo annuncia. Chi ascolta bene e chi non ascolta se lo perde, no? Però non lasciare di annunciare. Ecco, Maria è stata una di queste. Fate quello che lui vi dirà. È una che ha annunciato. Seguiamo a Maria Santissima che ci sta insegnando la strada per fare la volontà di lui. Che è l'unico, alla fine l'unico è quello che ci salva. È lui la vita eterna, non siamo. Così che buona domenica, San Benedica. Ciao ciao.